Cari fratelli e sorelle, abbiamo pregato prima di ascoltare la parola di questa domenica chiedendo questo. Tu, o Padre, ci chiami a condividere il pane vivo disceso dal cielo. E celebrando l'Eucaristia compiamo proprio questo gesto di condivisione del pane vivo disceso dal cielo, ossia di Cristo, il nostro Signore, Dio e Salvatore. Ma aggiunge la preghiera, proprio perché ci chiami a condividere il pane disceso dal cielo, aiutaci a spezzare nella carità e nella carità di Cristo anche il pane terreno, perché sia saziata ogni fame del corpo e dello spirito. Ed è interessante che la preghiera di colletta anticipi lo sfamare, la fame del corpo, prima ancora di quella dello spirito. Perché Cristo è questo pane contemporaneamente della vita terrena del corpo e della vita eterna e spirituale a cui ci chiama attraverso però questo corpo, attraverso il nostro corpo e il corpo dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, specialmente chi nel corpo soffre e vive i segni potenti della croce. Le letture di questa domenica ci aiutano proprio ad entrare in questo mistero. E il segreto mi sembra di trovarlo nel testo della lettera agli Efesini, dove San Paolo ci chiede di comportarci, dice, secondo la chiamata, secondo la vocazione che avete ricevuto. E la vocazione che abbiamo ricevuto è quella di essere tutti battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, di essere tutti entrati in questa famiglia della Trinità. E che cosa significa allora riconoscere questa chiamata particolare? San Paolo utilizza diverse parole, ne sottolineo due. Significa innanzitutto essere magnanimi, la virtù della magnanimità, una virtù che sembra una parola antica, ma che dice una realtà e una verità molto semplice. Magnanimità dice avere un animo, un pensiero, un cuore grande, aperto, sempre disponibile, che non giudica ma che accoglie. Come battezzati nella Trinità, siamo chiamati a vivere dentro di noi l'esperienza della magnanimità stessa di Dio. Avere una mente, un cuore e uno stile di vita aperto e disponibile. E poi aggiunge una seconda caratteristica, conservare l'unità, perché è l'unità il vincolo della pace. Dio è Trinità, Dio è unità di diversità. Esattamente l'umanità porta in sé questa immagine dell'unità di Dio. E allora la nostra chiamata è lavorare ed impegnarci per tutto ciò che unifica, allontanando ogni forma, tentativo e tentazione di divisione, ovunque venga. Con queste due caratteristiche, che sono caratteristiche che
che ci vengono dalla nostra chiamata ad essere parte viva della Trinità, la magnanimità d'animo e il lavoro per l'unità e la pace, allora possiamo comprendere anche il Vangelo di oggi e viverlo con quella doppia caratteristica di partecipare non solo al pane celeste, all'Eucarestia come mistero e sacramento, ma anche al pane terrestre come impegno nella solidarietà e nella condivisione. Il miracolo o segno della moltiplicazione dei pani è l'unico miracolo raccontato da tutti e quattro gli evangelisti. Addirittura Matteo ne porta due versioni. Ma il testo di Giovanni, che è l'ultimo dei Vangeli in ordine di scrittura, lo ha presentato con dei particolari tutti suoi, perché mette in mezzo l'impegno e la mentalità degli stessi apostoli. E ci sono parole di due apostoli, Filippo e Andrea. Filippo è un nome greco, quindi può darsi che dentro il gruppo fosse uno dei più istruiti. Difatti, alla domanda di Gesù, comprate da mangiare, comprate il pane per tutta questa gente, compie l'obiezione più ovvia, conta i numeri e dice: maestro, com'è possibile? Neppure 200 denari, ha fatto i conti economici, sarebbero sufficienti per dare da mangiare a tutta questa gente. Era una cifra enorme, 200 denari, e ovviamente non erano a disposizione della piccola famiglia dei discepoli di Gesù. La risposta di Filippo è una risposta logica, coerente con un pensiero economico. Ma anche la risposta di Andrea, il fratello di Pietro, il primo degli apostoli, ha una reazione sull'economia, che direi di tipo psicologico ed emotivo. Perché mentre sa vedere, rendersi conto e dice: ma c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, aggiunge però un'osservazione: ma che cos'è questo per tutta questa gente? E quindi il rischio di lasciarsi prendere dallo sconforto e dalla convinzione che non sia possibile spezzare il pane per tutti, avere un'economia giusta per tutti. Sono le tentazioni economiche di sempre e sono le tentazioni che la nostra società globalizzata sta vivendo a livello mondiale. Il pensiero di Filippo, che fa solo i conti e alla fine si osa anche dire che esiste il principio dello sgocciolamento, e quindi quanto più crescerà il profitto per alcuni, tanto più da quel bicchiere scenderanno gocce che vanno a dissetare tutti. Ma questo principio è un principio orribile, antievangelico al massimo, perché tratta le persone come animali, tratta la maggioranza come animali, proprio in un momento in cui si sanno riconoscere anche i diritti degli animali. È un principio che mantiene la forbice sempre più aperta. Aumentano i ricchi, che diventano sempre più ricchi, ma aumentano i poveri, che sono sempre più numerosi. Non è questo il principio evangelico. Non è questa l'economia secondo il pensiero di Gesù,
e secondo il segno della moltiplicazione dei panni, come non può essere neppure quella di rinunciare ad intervenire e semplicemente lamentarsi pensando che non ci sia soluzione. Il pensiero di Andrea è il pensiero di Gesù, quello che aggiusta anche l'economia e ne indica il mezzo e il sistema. La matematica del Signore è una matematica completamente nuova ed è una nuova logica di vivere. Siamo convinti che la divisione sia l'operazione che impoverisce chi ha. In realtà la divisione, o meglio la condivisione dei nostri esseri e dei nostri avere, diventa moltiplicazione a servizio e a beneficio di tutti. Il Vangelo di oggi, l'episodio della moltiplicazione dei pani, ripeto, raccontato da tutti gli evangelisti, ci ricorda questa verità che dell'economia del Vangelo, che è solo dividendo o condividendo meglio tutto ciò che si ha, che si moltiplica quanto si ha e si costruisce la ricchezza per tutti e non semplici sgocciolamenti a servizio di nessuno e a beneficio di chi ha già, perché avrà sempre di più. È nostro dovere sottolineare questa logica del Vangelo, questa logica di Gesù, sempre e in modo particolare oggi. Ma c'è anche l'invito a non trascurare nulla, a raccogliere gli avanzi. Mi piacerebbe leggere questo invito del Signore anche a livello ecologico. Nella enciclica Laudato Si, Papa Francesco ci parla dell'ecologia integrale, che rispetta il pianeta e l'umanità e tutto e tutti i viventi. Quanta immondizia scartiamo e a forza di scartare finiamo addirittura di scartare le persone. E invece no, dobbiamo raccogliere. Se da una parte si parla di differenziazione, dall'altra la raccolta corretta diventa strumento di vera comunione e di impegno, che non perde e non scarta nulla e nessuno, anzi, proprio nel raccogliere in comunione, troverà che la ricchezza che si produce aumenta ed è sempre sufficiente per l'intera umanità e per l'intero pianeta. Ecco, guardiamo a questa immagine della moltiplicazione dei pani, a questo miracolo, o meglio segno, per ripensare non solo a livello individuale, ma a livello sociale dell'intera umanità, ad un nuovo metodo e stile di economia, ad una nuova attenzione all'ambiente, a una nuova relazione di comunione di tutti a livello sociale e civile. E a noi cristiani, a noi battezzati, chiamati a rendere viva ed evidente questa nostra chiamata, questa nostra vocazione, il dovere di non aver paura di essere nel mondo segno e fermento di una novità, che è la novità del Vangelo, l'unica capace di cambiare, trasformare e trasfigurare sempre in meglio l'umanità, il pianeta, le relazioni e ovviamente la nostra Chiesa,
che sempre tanto ne ha bisogno. Se vivremo così, saremo allora veramente degni della chiamata ricevuta e la nostra celebrazione eucaristica non sarà solo un rito domenicale entrato nelle nostre abitudini positive, ma sarà veramente sale e lievito che trasforma le nostre vite, il nostro mondo, la terra intera e la Chiesa. Che il Signore ci aiuti in questo, ad essere capaci di dividere per moltiplicare. Amen.